presentato oggi a Pordenone nella sala consiliare del Comune il 22esimo Congresso Nazionale AIRIPA, Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento. L'evento si terrà in città venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Interverranno circa 1500 tra psicologi, logopedisti, neuropsichiatri, terapisti ed altri professionisti provenienti da 13 regioni d'Italia e dall'estero che si confronteranno in 6 sessioni di lavoro ospitate nelle strutture pubbliche, tra cui il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone. Sono circa il 4% i bambini attualmente che hanno problemi e difficoltà nell'ambito dell'apprendimento a scuola, quelli che solitamente ricevono una diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento appunto si attestano all'interno di questa percentuale. Questi bambini insomma con difficoltà possono presentare questo tipo di problematica legato a situazioni varie, quindi uno svantaggio socioculturale, problemi emotivo-motivazionali oppure una difficoltà legata a un problema di istruzione scolastica. È un'occasione, visti i numeri di partecipanti e le strutture in grado di accoglierli, ha commentato il sindaco Claudio Pedrotti, per presentare Pordenone come città di congressi. Io ho la ferma convinzione che Pordenone, come dal punto di vista dell'accoglienza, delle strutture, di quello che noi possiamo offrire, possa aprire un nuovo fronte, che è quello dei convegni. Quello dei convegni ha reso ricche città in giro per l'Europa che nel giro di 5 anni sono riuscite, non essendo dei luoghi turistici, non avendo particolari attrattive, sono riuscite a generare un circuito di presenza nelle loro città che li hanno portati di fatto ad avere nel loro PIL complessivo una percentuale non banale legata a questi eventi. Quindi è un modello da cui A dobbiamo imparare, B dobbiamo replicare.